Buongiorno e bentornati alle inchieste di Macete. Oggi affronteremo un tema molto caro a Trieste, ovvero il turismo. Notiamo che questo ufficio turistico a quest'ora, che sono le ore 17, è chiuso. Quindi questa è l'efficienza del servizio per i turisti. Insomma, beh, questa cosa diciamo intanto che è un ufficio della Regione Friuli Venezia Giulia che non c'entra niente insomma con quello che non so cosa volete chiedermi voi. Sì, insomma. Ok, è della Regione, ma il Comune? Mezzo Gaudio, per esempio, insomma. È una cosa bellissima, caro mio, le cose che stiamo facendo qua anche per il Comune, per noi, per mettere i nostri uffici turistici bellissimi che mettiamo per tutto. Oh, pinguino. Il pinguino, ho visto i pinguini, ho visto le luci. Non cambi discorso perché allora il problema è che comunque i turisti hanno esigenze di orari, devono essere liberi e andare in un ufficio turistico quando hanno tempo, quando più gli aggrada. E quando più uno gli aggrada, insomma, uno che viene e fa il turista intanto che si informi prima che fa il turista. E insomma, poi dico, adesso faremo una cosa bellissima, che abbiamo trovato un posto dove mettiamo l'ufficio turistico che sarà aperto sempre e continuamente drio mano. Oh. E stiamo parlando che mettiamo l'ufficio turistico bellissimo nel direttamente de Zazeron. Così de Zazeron è sempre aperto. De Zazeron. Però è una buonissima idea. È bene, complimenti. Che fatto così, le iniziative bellissima. Per il turismo. E le iniziative per il turismo. Per quanto riguarda le domande dei nostri ascoltatori, ci chiedono sempre in merito al turismo e all'abitabilità della nostra città, ma i nostri amici quattro zampe, a proposito, il suo cane Bucci? A Bucci Bucci, piccolo Bucci Bucci, oggi è andato che aveva le lezioni, che doveva fare le lezioni, lo porto lì a fare le lezioni di addestramento, che deve diventare un cane alla riporto, insomma. Ma dai. Anche se mi sono tagliato i capelli, ho pensato, facciamo fare a lui comunque il cane alla riporto, insomma, no? Che è sempre bello avere uno che sa insomma pettinarti a casa. Che sì. Era ancora una domanda che vorremmo farle. Anche io ho nostri... una domanda però qua, una cosa, no? Che qua c'è la gente che deve lavorare, no? Lei ha sempre questa cosa che non c'è mai un cameraman con lei, è sempre il solito che mette questa telecamera sul cavallotto, no? E così, e la telecamera sul cavallotto significa che se c'è il cavallotto una persona in meno lavora e capisce che bisogna insomma cercare di incrementare il lavoro della città e col cavallotto non si aiuta l'incremento di questa della città. Il cavalletto, vabbè. Okay. A cavalletto è un problema questo. Cavalletto. Ma non solo turismo, Trieste è una meta ambita anche per gli investitori stranieri. Investitori stranieri bellissimi che abbiamo visto dappertutto, anche se l'altro giorno abbiamo visto questa cosa dei cinesi, che Camber si è arrabbiato un pochettino, che era un pochettino così sul chi va là e Camber, che tra l'altro hai visto che Camber esiste, che noi eravamo lì a dire vero? E Camber non vero, esiste e sei, Camber è un personaggio tipo Aquaman, Polion, Lady Oscar, Rin Tin Tin, insomma tutte. È una cosa incredibile che dice invece esisti veramente. L'altro giorno ho visto che si arrabbia per questa cosa che ha paura dei cinesi, no? Anche, cinesi, anche delle televisioni cinesi che sposta le robe, no? Chi? Le tele cinesi che sposta le robe e TV e lo rivendi queste televisioni fatti con gli accrocchi dentro di cinesi piccoli, dei piccoli cinesi dentro le televisioni che con i piedini gialli, picci, i semovi così e spostano credo. Le televisioni, no? E si chiama la tele cinese, una cosa credo bellissima. Che questa cosa esisti vero. Io credo che vabbè se esisti Camber esisterà anche sì, te cinesi, scusa, sì, anche una la cosa ragione. Così ecco la qua ragione. Poi dico anche basta con questa cosa che l'altro giorno sono passato anche in un negozio di immobili e c'erano delle poltrone vuote senza neanche una monassi sopra, ma io dico e questa è una cosa che non... è una vergogna veramente, bisogna cercare di fare le cose veramente belli. I pinguini, guarda le pinguini Giorgio, Vittorio, Giulio, i pinguini! Noi salutiamo il sindaco e ci vediamo alla prossima puntata di Macete, ammesso che ne faremo altre.